Allora, sotto il sole cocente qui ad Acquamorta con 35 gradi ci sono le signore che stanno pulendo le alici in questo momento. La sagra non è solo di sera ma è anche di giorno, anzi è più di giorno che di sera, il lavoro acre che si fa ogni giorno, vero Carmela? Senz'altro, questa è una non stop che comincia alle ore 0 e finisce alle ore 24. Senza interruzione, perché il pesce arriva, va pulito, va messo nei frigoriferi e poi la sera va fritto. Quindi è un'organizzazione perfetta e noi siamo contenti di far parte di questa organizzazione. C'è molta, molta passione in queste operazioni. E soprattutto si vedono i risultati la sera quando i nostri assaggiatori ci consolano con dei giudizi molto positivi. Infatti le sere precedenti abbiamo fatto tutte le interviste, non ce n'è stato uno che si è lamentato, tutti i complimenti sia all'organizzazione che al mangiare che è stato ottimo. Voglio dire, ma perché lo fate? Intanto è una passione e dobbiamo assolutamente diffondere quelle che sono le nostre competenze distintive, le nostre radici, la nostra identità comune che è la risorsa mare e con tutte le altre risorse che il territorio ci offre, e noi dobbiamo assolutamente valorizzarle perché siamo capaci, perché c'è una squadra molto affiatata e soprattutto c'è questa grande passione che ci accomuna. Comunque un successo anche quest'anno, già nelle prime due sere veramente sono state fantastiche. Ieri sera quasi ha superato, eravamo solo a venerdì, quella di sabato dell'anno scorso, e ho avuto questa impressione. E stasera chissà che cosa succederà qui sabato sera a Monte di Proce. Sì, nonostante quest'anno non ci siano stati passaggi sui media, dobbiamo dire che allora lo strumento di internet ha funzionato benissimo insieme a Facebook e tutte le altre gli altri strumenti virtuali, e questo ci fa solo piacere perché Monte di Procida così viene assaporata e viene saputa in tutto il mondo. Posso